Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo insieme questa crostata XXL senza stampo, perché non ho utilizzato nessuno stampo per farla, non serve. È una tecnica più che una ricetta. È una cosa che facevo spesso quando lavoravo nell'agriturismo di mamma e mi risolveva le colazioni della mattina, perché insomma riuscivo a farne in quantità. Si prepara molto velocemente, accontenta un po' tutti grazie al fatto che si può farcire a piacere anche con diversi tipi di marmellata come ho fatto io oggi, e comunque è semplice da fare, come fare una crostata piccola, anzi forse ancora più semplice. Quindi iniziamo. Allora, per fare la crostata XXL senza stampo ci servono 4 uova, 200 g di zucchero, 160 g di olio di semi, la scorza grattugiata di un limone, una bustina di lievito per dolci, 650 g di farina e la marmellata. Io utilizzo due tipi di marmellata diversa, 200 g di marmellata scura ai frutti di bosco e 200 g di marmellata chiara e ho utilizzato le pesche. Iniziamo dalla pasta frolla, quindi in una ciotola rompiamo 4 uova, 2 uova. Aggiungiamo lo zucchero, una bustina di lievito per dolci, la scorza grattugiata del limone, aggiungiamo anche l'olio ed iniziamo a mescolare con le mani o con la forchetta se preferite. Qualcuno mi chiede come faccio a non sporcarmi tutte le mani quando impasto la frolla. Allora, è semplicissimo, basta utilizzare solo le dita come se fossero una frusta, quindi girate all'interno, è molto facile. Comunque, se è più forte di voi e ci avete una sorta di repulsione di questa fase, utilizzate pure la forchetta. Adesso iniziamo ad aggiungere la farina poco alla volta. La incorporiamo un po' alla volta e man mano prende consistenza. È importante aggiungere la farina poca alla volta, perché se si mette tutto ad un colpo può succedere che si fa difficoltà ad impastarla e quindi vi viene tutta grumosa, quindi non bisogna mai farsi prendere dalla fretta. Un bel pugno e impastate, un altro bel pugno e impastate. Vedrete che la farina si assorbe completamente e vi viene una pasta frolla liscia liscia. Quando l'impasto inizia ad avere una consistenza abbastanza soda, continuiamo a lavorarlo sul piano. A questo punto, se vediamo che l'impasto rimane un pochettino appiccicoso, aggiungiamo un altro pizzico di farina. Ecco, infatti mi sono preparato una piccola ciotola con un po' di farina, perché le uova non sono mai uguali, quindi ne potrebbe servire un 30-50 grammi in più. Ce ne accorgiamo tranquillamente perché l'impasto rimane un po' appiccicoso, come in questo caso. Quindi evidentemente le uova erano un pochettino più grandi. Ne aggiungiamo così a pizzichi, in modo che riusciamo a continuare ad impastare fino a quando non diventa bella liscia. La frolla è pronta quando, se fate così con le dita, non si attacca più. Quindi impariniamo un pochettino il piano. Questa la teniamo un attimo da parte. E come vi ho detto, questa è una crostata che si fa senza stampo. Quindi utilizziamo direttamente la placca del forno, questa ce l'abbiamo tutti. Poi prendiamo un pezzo di carta forno e lo tagliamo a misura. Va perfettamente all'interno della nostra teglia. E stenderò la frolla qui sopra. Quindi abbiamo il foglio di carta forno, lo infarino per bene. Prendo circa 3/4 della pasta frolla e la stendo proprio qui sopra col matterello.
Ok, questi sono tre quarti e ci faccio la base. Con quest'altra farò tutta la decorazione sopra, quindi le strisce. L'appoggio qui, sopra la carta forno. Infarino. Inizio prima ad allargare con le mani. E poi col mattarello per formare un rettangolo grande come la carta forno. Io per fare una cosa più precisa do qualche colpetto sui lati e mi aiuta. Più o meno dobbiamo ottenere una base con questo spessore, circa mezzo centimetro. A questo punto possiamo mettere la base direttamente sulla placca del forno, quindi la facciamo proprio scivolare sopra. Ok, queste sono le marmellate che adesso vado ad utilizzare per la farcitura. Io le ho prese di due gusti e due colori differenti, quindi una scura e una chiara. La scura è frutti di bosco e la chiara le pesche. Ho deciso di fare così perché mi piace molto l'effetto cromatico finale, cioè viene tutta a strisce e poi accontento anche i più gusti. E adesso col cucchiaino andiamo a spalmare la marmellata tutto sopra la base e formiamo queste strisce. Non serve che siamo particolarmente precisi, eh? Abbiamo spalmato la marmellata, non la guardate così, eh? Cioè dobbiamo fare tutte le strisce sopra con la pasta frolla, quindi viene molto più carina. Che facciamo adesso? Questa la mettiamo da parte, l'appoggiamo di qua e stendiamo la frolla che avevamo tenuto da parte, quindi infariniamo per bene il piano e la stendiamo. A questo punto con una rotella seghettata facciamo tante strisce larghe più o meno un centimetro e mezzo. Togliamo le estremità, se serve ce l'abbiamo per dopo, e tagliamo tutte strisce. E ora le utilizziamo per decorare tutta la crostata, quindi le sistemiamo sia sopra la marmellata e facciamo le strisce, che tutto intorno per fare la cornice. Le appoggiamo proprio nel punto dove si incontrano le marmellate. Prima ho messo le strisce orizzontali, adesso metto anche le verticali, quindi facciamo la stessa cosa nell'altro senso. Se non arrivo fino alla fine metto un altro pezzetto. Tanto in cottura poi dopo non si nota niente una volta cotta. Fatte tutte le strisce faccio anche la cornice intorno, quindi con la stessa tecnica. Parto dalle strisce orizzontali. In ultimo sigillo bene tutti i bordi premendo leggermente con le dita. In questo modo la marmellata non uscirà in cottura.
E ora siamo pronti per la cottura e inforniamo a 170 gradi col forno ventilato e facciamo cuocere per 25-30 minuti. Col forno statico aumentate la temperatura di 10 gradi. Ed eccola pronta. L'ho sfornata, l'ho lasciata leggermente indiepidire e l'ho appoggiata sopra questo vassoio, anzi in realtà è un tagliere. Come avete visto, io ho utilizzato la mia pasta frolla all'olio perché è molto pratica, non ha bisogno di riposo in frigorifero, insomma è molto veloce. Però se qualcuno preferisce la pasta frolla al burro, si può fare tranquillamente con la stessa tecnica. Io ho fatto questa guarnizione con due tipi di marmellata che dà questo effetto un pochettino a strisce. Oppure per esempio si può fare metà e metà, quindi ne fate metà scura e metà chiara, in questo modo fate ancora prima. Un'altra idea che vi posso dare è quella di aggiungere all'interno di ogni quadratino della frutta secca, ad esempio dei mezzi grigli di noci oppure delle mandorle, insomma potete giocare anche un po' su questo per dare un effetto ancora più variegato. Un'altra idea per la farcitura potrebbe essere la crema pasticcera e quindi si potrebbe fare a strisce con la crema pasticcera gialla e con la crema pasticcera al cioccolato. Anzi, se vi interessa ci possiamo fare anche un bel video. Oppure potete utilizzare della crema di pistacchio oppure della crema alla nocciola e fate sempre questo gioco di colori. Che vantaggio abbiamo a fare una crostata così grande? Innanzitutto secondo me è molto comoda, perché la crostata, la marmellata si conserva a lungo e quindi abbiamo la colazione, la merenda per tanti giorni. Ed è perfetta se dobbiamo organizzare un buffet per un compleanno oppure una festa, la tagliamo tutta a pezzettini e la sistemiamo nei vassoi. E quindi magari la possiamo fare anche di diversi gusti. Ah, poi magari mi invitano ad una cena con tante persone, una ventina d'amici, portate questa. Fate una bella figura e accontentate tutti, perché tanto la crostata piace sempre. Tornando alla preparazione, avete visto che ho fatto un bel po' di pasta frolla. Nel caso vi avanzasse, oppure ne volete fare in quantità, la pasta frolla si conserva tranquillamente in frigorifero. Basta coprirla bene con la pellicola e si conserva per più di una settimana. Poi quando vi serve, la tirate fuori, la ammorbidite scaldandola un pochettino con le mani ed è già pronta per essere utilizzata per fare una crostata, delle crostatine oppure dei biscotti. Ultimo consiglio, ma forse il più importante. Questa tecnica di non utilizzare lo stampo ci permette di dare qualsiasi forma, quindi io l'ho fatta rettangolare, però si può fare tranquillamente, che ne so, a forma di cuore, oppure a forma di lettera, a forma di numero per un compleanno. Basta semplicemente tagliare la base e dare la forma che più preferiamo. Insomma, pensate in quanti modi si può fare. Va bene, spero che questo video vi sia piaciuto e possa esservi utile. Se fate la crostata fatemelo sapere, mandatemi le foto, se avete domande o suggerimenti scriveteli sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima ricetta e adesso l'assaggio.